ragazzi e benvenuti a questo video. Come vedete oggi siamo in una location completamente alternativa, non è il poligono, ma questo perché? Perché oggi voglio rispondere a molte delle domande che voi tutti mi avete fatto sui miei canali social. In particolare, se non l'hai ancora fatto, ti invito a iscriverti al canale YouTube di Epitac e ad attivare così la campanella per essere sempre aggiornato su tutte le novità e tutti i nuovi video che ripubblicheremo proprio qua sul canale. Questo video in particolare è rivolto a tutte quelle persone che vogliono praticare l'outdoor con una connotazione diciamo leggermente più operativa, o survivalista dal punto di vista militare, ai giocatori di soft air che vogliono magari simulare situazioni di ricognizione o pattuglia a lungo raggio, oppure a tutti quelli che si aspettano che molto presto il mondo finirà e che vogliono essere pronti ad affrontare probabilmente, non so, zombie o qualsiasi altra cosa. Quindi per tutti i prepper con connotazione operativa o militare, questo video è proprio adatto a voi. Perfetto, intanto per incominciare partiamo col dire che se voi abbracciate il mindset dal punto di vista dell'equipaggiamento in versione militare o tattica, dobbiamo parlare necessariamente della suddivisione che questo materiale ha all'interno della nostra struttura di equipaggiamento. In particolare, io personalmente sposo il concetto dei tre livelli di linee. Ce n'è anche un quarto, ma di questo parleremo in seguito. Quando parliamo di primo livello o la cosiddetta prima linea, andiamo a contemplare tutto quello che vestiamo e che abbiamo addosso, quindi in particolare giacca della mimetica, cappelli, pantaloni e quant'altro. Tutto l'equipaggiamento di primo livello comprende sia il vestiario sia le attrezzature e l'equipaggiamento che noi abbiamo addosso. Oggi parliamo appunto della seconda linea, che come vedete è una combat belt di quelle classiche che va intorno alla vita, e poi parleremo della terza linea, quindi tutto quello che va nello zaino. Quindi apro parentesi su quello che è il dispositivo d'arma, in particolare questa è una replica di un AR-15, quindi AR-15 versione M4, con lancia granate coassiale da 40 mm, ovviamente anche questo è una replica, e in particolare questo fucile che utilizzo per la formazione è un fucile Gas Blow Black prodotto e importato direttamente dalla Cybergun Italia e distribuito da Barbarossa Softire. Incominciamo questo excursus parlando proprio della seconda linea, quindi della combat belt. Perché questo? Perché la seconda linea appartiene a tutto quell'equipaggiamento che noi vestiamo e abbiamo addosso per l'appunto come equipaggiamento tattico: combat vest, chest rig, plate carrier. E io personalmente in ambiente diciamo patrol o recon vado a sposare quello che è il concetto della combat belt, che deriva prettamente dal mondo anglosassone. Questo perché? Perché mi piace l'idea di poter caricare tanto equipaggiamento nella vita, quindi mantenendo il baricentro basso, e perché mi piace l'idea di poter caricare tanto equipaggiamento rispetto magari a un chest rig. Poi ripeto, queste sono e scelte prettamente soggettive. Ci sono fisici e profili che si sposano meglio con il chest rig, ci sono magari delle altre tipologie di fisico che magari si sposano magari con la combat belt. Quello che dobbiamo però chiarire è che con la combat belt o patrol belt, come viene definita, non è possibile guidare un veicolo. In chiave di sopravvivenza, se dovete andare dal punto A al punto B con un veicolo, questa addosso non ve la potete mettere, perché sarebbe impossibile guidare con la combat belt, mentre invece sarà possibile metterla magari nel bagagliaio e vestirla in caso poi si decide di abbandonare il veicolo. Se voi volete invece analizzare una tipologia di operazione che prevede l'uso degli autoveicoli, potete andare invece sul chest rig, che vi lascia la schiena completamente libera, però non avrà di certo la stessa capacità di carico di questa combat belt. Mentre per quello che riguarda la terza linea, quindi l'ultima linea, anzi la penultima linea del nostro programma di equipaggiamento, in particolare io qui ho lo zaino alpino. Per chi di voi ha letto il libro Peshmerga di fronte alla morte, disponibile su Amazon, questo è quello zaino che si legge che mi ha accompagnato diciamo durante la fuga da Kirkuk, ok? Quindi è uno zaino rustico, uno zaino che si trova a prezzo
ridicolo sui vari surplus militari. È uno zaino che ho da un sacco di anni ed è uno zaino che ho modificato personalmente per renderlo, diciamo, più utilizzabile a quelle che sono le mie esigenze personali. Ma ora cominciamo dalla seconda linea. La Combat Belt carica tutto quello che mi può essere indispensabile per muovere sul terreno. Una cosa fondamentale che dobbiamo capire della seconda linea è che ci deve garantire la sopravvivenza in caso io sia costretto ad abbandonare lo zaino. Quindi in caso di sgancio zaino per una qualsivoglia esigenza, io devo avere sulla Combat Belt tutto quello che è necessario per poter continuare ad operare e sopravvivere. Chiaro? Quando si parla di sopravvivere sul campo, il concetto di comodità è un concetto che viene lasciato da parte. Quindi quando parliamo appunto di capacità di sopravvivenza, si intende che cosa? Le munizioni, kit di sopravvivenza, l'acqua per poter continuare a operare e tutti quegli accessori che mi permettono di essere autosufficiente per almeno un periodo che va dalle 36 alle 72 ore. Credetemi che durante l'experience noi andiamo a chiarire che nella realtà delle cose noi siamo molto più forti di quello che pensiamo di essere e abbiamo molta meno necessità di quello che ci serve durante la vita di tutti i giorni. Chiaro, l'importante è che io nella mia Combat Belt ho quello che mi permette, per esempio, di procurare dell'acqua, di depurare l'acqua, perché alla fine quello mi serve. L'acqua per andare avanti, un kit di pronto soccorso per curarmi e le munizioni se devo difendermi e rispondere al fuoco. Ci tengo a precisare il fatto che nelle fasi di ricognizione o pattuglia a lungo raggio lo scontro non è una cosa che noi andiamo a valutare, quindi la capacità di prontezza di uso delle armi viene magari in secondo piano rispetto alla capacità di autosostentamento dell'operatore e della sopravvivenza. Ora andiamo ad aprire la mia Combat Belt e vediamo tutto quello che abbiamo al suo interno. Perfetto, allora come vedete la mia Patrol Belt o Combat Belt, come la volete chiamare, mi permette intanto di avere il petto completamente libero durante la marcia, di effettuare l'escursione del torace e di favorire così la respirazione, a differenza dei chest rig oppure dei plate carrier che vanno invece a schiacciare la gabbia toracica. Altra cosa che mi piace tanto della Combat Belt è che andando a caricare la parte della cintura mantiene il peso non sul busto, andando a caricare principalmente sulla zona lombare, ma porta il baricentro ad abbassarsi rispetto all'operatore, rispetto magari, ripeto, ai chest rig o ai plate carrier. Altra cosa che mi piace, che se volessi accedere a questo punto alle cose fondamentali, quindi a questa tasca o ai portacaricatori, io ne avrei rapidamente accesso senza dover andare a levarmi lo zaino e quant'altro. Ovviamente nella fase di carico della Combat Belt dobbiamo valutare che quello che ci serve acquisire in fase operativa, quindi senza levarmi lo zaino, dovermi fermare, deve essere posizionato sulle tasche rispettivamente laterali, mentre le attrezzature più da campo o di sussistenza necessariamente dovranno trovare posto nella zona posteriore e per essere raggiunte dovremo per forza di cose, che ci piaccia o no, andare a levare la belt e a stenderla per l'appunto di fronte a noi, come ho appena fatto in questo caso. Ripeto, le attrezzature che sono accessibili nella parte posteriore non lo potranno essere durante la marcia. Quindi se io voglio accedere alla parte posteriore dovrò necessariamente levarmi lo zaino, levarmi la belt, ma vedete come tutto rimane in linea e tutto rimane preciso? Ripeto, questo è un modus operandi prevalentemente derivante dal mondo anglosassone. E ovviamente la Combat Belt può essere utilizzata in accoppiamento con un plate, andandolo completamente a scaricare e garantendo però che cosa? I caricatori e ovviamente la protezione balistica. Ripeto, dipende sempre da quello che volete fare. Una cosa fondamentale quando parliamo di attrezzature ed equipaggiamento, ricordiamo il concetto del compromesso. Vuol dire che la coperta è sempre corta. Un vantaggio porterà da un altro lato un altro svantaggio e così viceversa. Dobbiamo trovare l'attrezzatura giusta che mi garantisce il compromesso migliore fra necessità,
mobilità e soprattutto impiegabilità dell'attrezzatura che io voglio per l'appunto utilizzare direttamente sul campo. Ora vi lascio il link in descrizione della serie di video dove parliamo appunto della scelta delle attrezzature, e ora andiamo a verificare in dettaglio il contenuto della mia Combat Patrol, insomma della mia cintura. Andiamo intanto ad aprire la nostra belt e a verificare il contenuto. Andremo rispettivamente a partire dalle zone più esterne, quindi dalle tasche più facilmente acquisibili, andando poi verso l'interno. Incominciamo con la cosa fondamentale in generale per la vita, quindi l'approvvigionamento idrico. Ora, quello che è contenuto è quello che io personalmente negli anni ho preferito inserire. Non è un obbligo che voi avete le stesse identiche cose, anche perché poi, ripeto, questo è il mio modo di pensare, si adatta alle mie esigenze ed è quello che io ho deciso di fare. E non ho la pretesa di insegnare a nessuno quello che è giusto e quello che è sbagliato, voglio farvi solo vedere quello che io personalmente ho reputato corretto inserire all'interno della mia seconda linea di equipaggiamento. Perfetto, allora partiamo direttamente da questa tasca più grande che vedete, dove all'interno c'è la cosa probabilmente più importante per la sopravvivenza, quindi il mio parte del mio approvvigionamento idrico. Allora, la cosa bella di questa tasca è che si apre e mi garantisce subito rapido accesso a una tasca trasparente dove posso mettere per esempio della documentazione, in particolare io ho delle coordinate piuttosto che delle frequenze radio. Apro e vado ad accedere immediatamente a che cosa? Alla mia borraccia. La mia borraccia qui è composta da tre parti fondamentali: una copertura che dovrebbe avere una sorta di isolamento, abbiamo poi, estraendo, troviamo le pastiglie potabilizzanti fondamentali per la fase di depurazione dell'acqua, e poi abbiamo il pentolino. Borraccia, pastiglie potabilizzanti e il pentolino, cosa fondamentale per qualsiasi cosa. Un telefono, che questo è un telefono, è un normale Samsung Galaxy qualcosa, con una custodia quindi antiurto, che è dedicato solo ed esclusivamente all'utilizzo delle app cartografiche. Principalmente le app che utilizzo io per la cartografia sono Offline Map e ATAC, che sono le due principali app che ho utilizzato anche in passato. Sono app che reputo complete a 360 gradi, lavorano in MGRS, quindi vanno molto bene anche per l'utilizzo professionale. Ed è ovvio che questo telefono, come qualsiasi attrezzatura elettronica, non potrebbe essere utilizzabile in caso di fine della batteria o rottura, ed è per questo che noi dobbiamo sempre avere che cosa? Un backup, il mio Garmin Foretrex 401, come vedete vincolato all'equipaggiamento con una fune, e poi dall'altro lato, ovviamente nel modo più assoluto e tassativo, una bussola per la navigazione, che io la vado ad accoppiare a che cosa? A questa bussola sunto da polso che io ho sempre appiccicato al mio corpo. Quindi se io dovessi sganciare la mia seconda linea, avrei sempre attaccata al mio corpo, oltre che una bussola bottone dentro il mio kit di sopravvivenza, dentro la giacca, una bussola più grande per l'utilizzo di carteggio. E quello che faccio io è che se non mi serve la porto all'interno onde evitare eventuali riflessi. GPS alternativo, una bussola per la navigazione, telefono che viene utilizzato principalmente come app cartografica, quella che è la cartina della zona dove stiamo per l'appunto operando. Quindi, come avete visto, la mia capacità di navigazione viene affidata alla cartina, a due bussole, a un GPS e poi successivamente a un telefono dove ho caricato le mie app, per l'appunto Offline Map e ATAC. Poi nella zona frontale io ho una tasca tripla dove ora ho messo tre flash da addestramento, ma che possono caricare granate da 40 mm per utilizzarle con lanciagranate M203. E ovviamente dall'altro lato che cosa abbiamo? Abbiamo in questo caso un coltello, in questo caso una baionetta della Glock che costa pochissimo, e ovviamente cosa abbiamo? Caricatori, quindi in particolare queste tasche possono portare fino a 6 caricatori da 30 colpi, quindi garantire un supporto a livello di munizioni
del tutto importante. Andando verso la parte interna abbiamo un portafumogeno che è stato attaccato fuori. A livello di munizioni abbiamo granate da 40 mm, munizioni per l'arma primaria e poi un fumogeno che può essere utile per segnalazione. Poi ora andiamo nella parte posteriore. La parte posteriore, che come vedete è unita da un elastico che mi aiuta a tenere più chiusa la belt, specialmente nelle fasi di movimento, carica tutto quello che mi può essere utile come accessorio. Cosa vuol dire accessorio? Che la necessità per un operatore sarà quella di orientarsi, bere e le munizioni. Tutto il resto è accessorio. Allora, apriamo la prima tasca, vediamo che le tasche hanno all'interno delle altre copritasche che ci evitano di far bagnare il contenuto. La prima tasca è tutto quello che noi usiamo per la fase di potenziale bivacco. Quindi abbiamo una torcia da testa, abbiamo circa una decina di metri di paracord, poi abbiamo un'altra saccoccetta dove dentro abbiamo che cosa? Quello che mi può essere utile per la creazione di un bivacco di emergenza: una lama, un tagliente, un segaccio, ragazzi, il segaccio è fondamentale, un acciarino come si deve, con tanto di accenditore, dei paletti in Ergal che sono molto utili per il mio bivacco e poi una garza o del materiale innescante per accendere il fuoco. Accoppiato alla tasca, diciamo, bivacco, il mitico telo poncho. Quindi in questa tasca io ho tutto quello che mi è necessario. Raga, la comodità è un'altra cosa, io qua devo fare i conti con una capacità di carico limitata e devo limare il più possibile quelle che sono le reali necessità. Il telo poncho, col telo poncho ci facciamo un sacco di cose, ci costruiamo un riparo, costruiamo una barella per trasportare un ferito e possiamo recuperare dell'acqua, possiamo fare un sacco di cose. Quindi quello che mi serve per creare un bivacco d'emergenza, che cos'è? È contenuto tutto nella tasca da bivacco, quindi telo poncho, segaccio, coltello, una torcia, del paracord, dei picchetti, e questo è tutto quello che mi serve per il potenziale riposo o bivacco. Tasca centrale. Allora, tasca centrale, io ho messo tutto quello che è potenzialmente il sostentamento. Io personalmente mi faccio le mie razioni, me le faccio io, andando a calcolare i macronutrienti che sono contenuti e mettendo tutto sotto vuoto. Perché mettiamo tutto sotto vuoto? Perché potenzialmente, a parte la pioggia, però un potenziale guado, una pozzanghera, si può finire completamente bagnati, e finché bagno il poncio o qualsiasi altra cosa, quando bagno quello che mi devo mangiare e si rende inutilizzabile, la situazione può essere molto peggiore. Quindi razioni di cibo: carne secca, ovviamente sotto vuoto, il mitico latte condensato, poi abbiamo del cibo liofilizzato e poi abbiamo anche la parte medica. Quindi a livello di cibo io ho carne secca, latte condensato e del cibo liofilizzato, della zuppa. Poi parte medica, abbiamo appunto del mendaggio compressivo sotto vuoto. Poi abbiamo un altro pacchetto medico con tutto quello che mi serve per gestire delle ferite piuttosto che delle lacerazioni. Ho del betadine, ho una metallina, una coperta termica, dei cerotti e quant'altro. È ovvio che tutto questo può essere utilizzato anche per esempio per accendere il fuoco, esempio la garza, piuttosto che i pad imbottiti di alcol. Quindi tutto è utilizzabile. È ovvio che poi abbiamo questa scatolina, quindi farmaci personali. In questo caso io, senza che sto a aprire, ho degli antidolorifici, ho del Voltaren piuttosto che per le infiammazioni. Quindi tutti quei medicinali di cui voi in particolare avete bisogno per eventuali patologie e quant'altro. Poi altra tasca, quindi questa è una tasca che possiamo definire complementare. In particolare io all'interno ho il
Jet Boil. Questo è un accessorio, è un bollitore che rispetto al pentolino mi permette di bollire l'acqua con molta più facilità. In particolare all'interno del Jet Boil io ho un fornello da campo e una bomboletta da campo. Vantaggio di questo che è compatto e mi evita di dover per forza di cose accendere un fuoco per poter cucinare o potabilizzare l'acqua. E questo, diciamo che in condizioni, chiamiamola tattica, dove non voglio farmi vedere, potrebbe essere un vantaggio. È ovvio che una qualsiasi fiamma accesa, che sia di un fornellino o di un fuoco, a tutti gli effetti è identificabile, però diciamo che il fuoco richiede più tempo e più risorse, mentre invece in caso di una sosta breve voglio farmi un tè o cucinare, il Jet Boil è un'alternativa, è molto più rapida, molto più pulita e molto meno dispendiosa a livello di energie, ok? Poi delle posate e poi abbiamo a questo punto quello che io definisco il pacchetto colazione, quindi abbiamo tè, dello zucchero, diciamo questo è integrativo ai pasti principali che sono per l'appunto carne, carboidrati e qua abbiamo gli zuccheri. Perfetto, questo era tutto il contenuto della mia combat belt. Abbiamo menzionato per l'appunto caricatori, quindi munizionamento, che munizionamento per l'arma lunga, munizionamento da 40 mm per il lanciagranate, un fumogeno per eventuali segnalazioni o usi di qualsiasi altro tipo. Poi abbiamo il nostro kit per l'acqua, quindi acqua, pentolino, pastiglie potabilizzanti. Poi abbiamo kit di navigazione composto da ovviamente carta, bussola, che quelli non si scaricheranno mai. Va bene l'utilizzo sia dei GPS che dei software cartografici, però senza una capacità di navigazione analogica dobbiamo scordarci tutto quello che è digitale. Perché? Perché la carta e la bussola non si scaricheranno mai e ci daranno sempre comunque la possibilità di poter navigare. Non diventiamo schiavi della tecnologia, ok? Carta e bussola, l'uomo naviga così da migliaia di anni, magari no, però da centinaia d'anni. E le scoperte più grandi dell'uomo si sono fatte con la carta e con la bussola. Non dimentichiamo il passato. Ovviamente se c'è possibilità di usufruire di attrezzature tecnologiche che ci permettano di lavorare e operare meglio, va bene, ma non ne diventiamo schiavi, ok? Utilizziamole sempre come backup e backup. Nelle nostre fasi di formazione abituiamoci a navigare con la carta e con la bussola. Poi un pacchetto che possiamo definire pacchetto bivacco, perché abbiamo shelter, la possibilità di fare il fuoco, di tagliare la legna, tutta quella comodità in fase di sosta. Poi abbiamo il nostro pacchetto medico, trattare piccole ferite e eventuali emorragie, il nostro pacchetto dal punto di vista farmacologico e poi ovviamente quello che ci serve per sostenerci sul campo, delle razioni e la possibilità poi di poter cucinare e quello che poi dovrò andare a mangiare. Quindi questo era tutto il contenuto della seconda linea della Combat Belt.